Olè, allora. Non arriva. Non è arrivato. Però intanto nel frattempo mi guardo intanto se sono effettivamente live. Dovrei essere live su YouTube. No, YouTube, su Twitcholo, mio canale. Oh, dai che ci sono. No, togli il volume. Ok, allora io poi questo devo metterlo da qualche parte, devo metterlo là. Allora, oh, e allora intanto condividiamo un pochino di cose. Proprio rapido rapido, condivido. E poi condivisione di social, però vabbè sì. E posto qua. Vabbè, io di senti, vabbè, senti, ma chi se ne frega, vabbè. Va bene così, penso, no? Ultimo intruso per vedere. Attendere il cazzo, magari qualcuno voglia arrivare. Nel frattempo, non si sa mai, io giusto le condivisioni, quelle così, diciamo, un po' proprio le minime indispensabili. Nel frattempo vedo se funziona bene la live, se va tutto bene. Vedo se va tutto bene. Che fra poco iniziamo, eh? Tra poco si va di unboxing PlayStation 5, finalmente! Porca miseria, l'ho prenotata, signori, il secondo. Mi vedete? Questa. Secondo giorno d'apertura. Dei preordini. Al secondo giorno. Ma arrivo oggi. Fiocco rosa. E fiori di fiocco. No, non so se sono 9 mesi, però c'è. Vabbè, allora signori, Quanto oh. pesa lo sapete, quindi Appunto, a posto, vabbè, senti, va bene così con le condivisioni social. Oh. alta pure. Eh sì, ma io mi rendo conto che il mio è un unboxing fuori tempo massimo, perché ormai l'avranno vista, rivista in tutti i modi, tutte le salse, io tra l'altro. Vabbè. Però mi sa che non l'avevo. Ah, aspetta. Perché? Ok, perché se deve vedere, no, allora, no, non sono, diciamo, non sono abituato né attrezzato a queste cose, non so quanti altri unboxing farò mai in vita mia, non ne ho idea, non ne ho la più pallida idea, quindi siamo qua, io aspetto giusto un pochetto, voglio aspettare giusto poi qualche minuto perché magari se a tempo qualcuno arriva, eccetera. Come mettere avrei aspettato 9 mesi contro te che hai aspettato 2 mesi così. Vabbè, ma lascia stare quelle Il cose. tempo di un parto. Praticamente. Allora, qua. Oh, non mi. Che non mi pare vero. Ormai mi ero abituato a questa Bella attesa. sensazione di attesa eterna. Non mi pare quasi vero, ragazzi. Non mi pare quasi vero. Oh, vabbò. È la seconda che compensa. Già, di fatto Oggi sì. la ritira per io. Sì, oggi. Vabbè, ha ritirato lei perché poi questa me la devo raccontare, ragazzi. Intanto, porca miseria, io devo trovare un modo per inquadrare tutte e due perché. Porca di quella miseria. Allora. Mi si vede. Solo che o non si vede bene. Vabbè, facciamo così. Allora, il fatto è questo. Che mi ha chiamato, siccome il negozio mio, il negoziante di fiducia è praticamente sotto casa di sua nonna. La nonna sua, di della mia ragazza. Praticamente che è successo? Mi ha chiamato lei. Inizialmente ha detto, vabbè, non è arrivato. Io dicevo, vabbè, ci sono abituato, eh. Cioè, poi ha detto, no, mi sa che la macchina ti serviva, perché invece arrivò, è qua. Ce l'ho Esatto. io, cioè, minchia. E poi che Ero qua, lì cioè. lì per non dargliela. Me la tenevo io, bello, ci giocavo io. Però Vedete vabbè, ho un detto. po' come. Vedete un po' come. Però ho detto vabbè, questa volta gliela diamo. La Certo. PS6. Chissà No, cosa me ne parlerà per poi. PS6 se la fanno. Se ci saranno altre console, se faranno. Se ne parlerà fra 7-8 anni, Ah, va figurati. bene, saremo sposati, felicemente, penso. E lo spero. Insomma, spero. Lo spero. Con Allora. figli, spero. Si spera sempre. Allora, perfetto. Allora, facciamo una cosa. Io non voglio perdere troppo tempo. Signori, andiamo.
procediamo con l'unboxing. Tanto poi comunque rimarrà poi anche se chi si è perso. Oh, Manuel, benvenuto a live. Sì, è già arrivata. Oh, qua. Ta, guarda che c'è qua. Sei arrivato giusto in tempo, Manuel. Giusto in tempo, stiamo a fare l'unboxing. Una bella valigia. Sì, proprio bella valigia. Porca miseria, tutte le... Allora. Chiamo unboxing molto professional in pigiama. Phantom in pigiama, vabbè, io... tanto, ma sono così, beh. Allora, oh, Mattia Cremon, benvenuto anche a te, benvenuto. Ciao anche a te. Ciao Manuel, cioè, Manuel saluto anche a te. Ciao, ragazzi. Ciao Manuel. Allora, guarda lo scatolo, bello scatolone, è bello, proprio che lo vedete che è proprio, proprio bello che qua, aspetta, ASMR. Minchia, mi stava puittando tutte cose. Allora, ASMR. Vado, faccio ASMR. Che bella che è. Eh sì. Cioè, io ripeto, pensate, l'ho prenotata. Questo è al secondo giorno della che hanno aperto, che avevamo aperto i preordini. Ma arrivo stamattina. che bella che nice, nice, you got a PS5. Welcome to live, Nixon. Yes, I got finally. I pre-ordered this on September. On September 2020. I have this now. Ok. Veramente così normalmente. Sì, va bene, siamo quasi arrivati. Ok, I got it. Allora. Ora con andiamo qua. Tesoro, mi sa che si tira il tuo aiuto. Ah no, forse no. Forse no. Forse no. Alla puttana. Ok. Ok. È vuota. E questo sì, è vuota la sorella. Io vado alla Sony coi forconi. Vado alla sede Sony a Milano, ovunque sia, coi forconi. Col forcone ci vado e le torce gli do fuoco. È una PS4, non sì, ho scherzato. Sì, no, qua lo scatolone è bello così. Allora, ci sono mattoni dentro, dice Manuel. No, spero di no, assolutamente. Ho soldi. Sono soldi meglio ancora. Oh, se ci sono soldi dipende quando sono, ma va a cattare. Vado a comprare io. Comunque. Qua lo scatolo, tutte cose così. Allora, qua cosa c'è? Cos'è questa cosa? Ah beh, c'è un altro, quante robe. Ok, allora qua ci sono libretti vari di istruzioni, di accortezze, istruzioni, di robe. Ok, guida introduttiva. Ah beh, queste sono cose che poi eventualmente... Ti leggerei con calma. Sì, va bene. Ma beh... Diciamo che l'unica cosa al massimo per alcuni dettagli, tipo il passaggio dei dati da un lato all'altro. Scusate, è per la. Chissà, giocare alle Olimpiadi su PS5 sarà meraviglioso, sarà qualcosa. Sarà meraviglioso. Salute, Gioia. Scusate. Allora, qua. Vabbè, poi lo leggo. È più che altro il discorso dei passaggi di dati dalla PS4 a PS5. Ah, per questo devi tenere. Devo fare. È per il passaggio di dati. Dopo il passaggio di dati, io vedo se ci sono delle determinate cose che potrò fare già con la PS5. C'è lo Share Factory, devo vedere se i dati, le cose della PS4 posso passarmi alla PS5. Perché con lo Share Factory ci faccio le locandine dei video su YouTube. Ah, quello. Però se mi passa i dati, anche lo Share Factory. No, infatti. Qua. Ah, oh, allora. No, beh, questa è la meno spesa. Allora, qua abbiamo quello che è lo stand. Il coso per dove poggiare la pepe. Perché questo ha bisogno di sto coso qua per. Ok. Questo, allora, così dovrebbe essere per tenerlo all'impiedi. Sì. Che penso sia la cosa che guarda questo coso qua è lo stand, è il coso dove tengono in piedi. Dovrebbe esserci
un qualche modo per ruotare, un modulo moto rotatorio, questo qua, che dovrebbe, ah ecco, infatti, esatto. No, perché si può mettere in piedi oppure in certa maniera sdraiato. Qua c'è un coso, ecco, con una vite, no. Che non mi ricordo, ah, la vite forse, invece la vite forse la serve così. Vabbè, questo non è... No, no, e mi sa che serve così invece proprio. Perché così è. Così lo vedo, con i ganci le cose si mette. Cioè, meno presumo. Guardate com'è. C'è la vite dentro. Che penso servia per fissare la PlayStation alla base. Certo, un poco più complicato potevano farlo. Chi cazzo lo sanno. Però. Immagino poi la sai come sta. Sì, no, no, sai. Ma se tutto va come penso, la 6 sarà. Non sarà virtuale, non sarà neanche reale. Ah. Vabbè, però. Vabbè, poi si vedrà. Fai cloud gaming, queste cose così. Oh, ecco. E qua c'è la chiave, la vite. Tiro là. Questa vitina. Che servirà poi per fissarla. Certo. Sarà. Abitato lo metto qua. Tanto lo metto di nuovo qua e chiudo. E fa qua combinato in modo tale che sta d'incastro. Ok. E allora... tutta l'estate te la posso giocare? No, non penso con proprio. Con la Play? Così. Non penso proprio, però vedremo. Vedremo. Ha il terrore che non mi veda più. Il terrore. No, non ti preoccupare, lo so. Ma che fa mai verrai tu qua? Non è che mi certo, sì. Allora. Sì, e allora, qua abbiamo cavo HDMI, ovvio, che è normale che serva. È normale che serva. Io di queste le metto qua. Allora, poi mi sembra che un po' dovremmo poi girare in qualche maniera. Comunque, allora, poi qua cavo alimentazione. Insomma, lo sapete, lo vedete un po'. Normale, insomma, normale amministrazione. Oh, cominciamo dalla prima roba interessante. È bellissimo. Madame et Monsieur, les... Allora, Madame et Monsieur, les DualSense. Eccolo qua. Vediamo. Allora, così al tatto dà una gran bella sensazione. Dà proprio una bella sensazione di. Comunque, di solido. Onestamente. Di materiali fatti. Di materiali solido, di materiali buoni. E anche un po' più pesante, comprensibile per la tecnologia che c'è dentro. Ma è quello sì, beh. La sentite anche la mia dolce metà? Penso di sì. Penso di sì, la sentiate. Ok. Allora. Io due pesci bianchi, vabbè, anche quella nera non è malaccio, sai, quella nera, però anche questa bianca, insomma, è uno susto, e questa ha, ormai ci siamo abituati a questa anche perché richiama la colorazione della Play 5, quindi... No, vabbè, perché quelli della 4 erano neri e bianchi, neri e rossi, vabbè, bianchi non hanno... Non ero, ne abbiamo, nel senso che noi ne abbiamo, io qua in casa ne abbiamo uno nero, che è quello classico, normale, e uno l'ho preso rosso, quindi perché... Quindi quello nero per me c'è fatto la vita. E infatti, no, questo è bello. Dà una bella sensazione di solido, di materiali buoni. Mentre i pad della 4 ogni tanto danno una sensazione di plasticoso. Questo, prova, prendi tu, vedi un po'. Bellissimo. Dà una sensazione. Dico già guardarlo, già. Ma allora, io non sono un critico, sai che cosa. No, grazie, tesoro. Ti amo tanto, ma insomma, allora. Ami più la Play? No, non è questo, però gioia mia. Non è quello. Allora, comunque, allora. Questa è la confezione. Allora. Stolato. È bello. Allora, stolato. Ah, c'è ancora un'altra cosa. Questo cos'è? Questo è il cavo USB. Cavo USB, quello per attaccare il pad alla Play. Il cavo USB. Qua ci sono. Allora, sta parte dello scatolo possiamo levarlo perché. No. Ma come è nata questa cosa? Allora, aspettate un attimo. Questo è tipo tutto un pezzo unico con. Ok.
No, ok, ne vado. Ne vado, questo poi sono. Ok. Già non ho capito più come cacchio andava sta cosa, però vabbè. Fa niente. Va, a posto, allora. L'emozione. Mo ci arriviamo. E tesoro, qua può servire la tua mano. Perché c'ho. Allora. Vuoi ancora la mia mano dopo 9 mesi? Che tu... Ok. Ce l'hai? Hai. Ok. Va bene. Allora, io direi. Ora questo qua, la scatola qua non c'è più niente. Non c'è più niente. Allora, scatolo, questo lo leviamo. Lo metto un attimo di là, poi ci stiamo. Avevo una faccia. Poi ci stiamo meglio. Ok. Qua Michele. L'hanno incartato con un bebè. Guarda, che è proprio. È incartato. No, no, è tutto arrotolato. È incartato come piccetta. Un piccirito. Il bagnetto. Un piccirito, ma vedi che. Eccolo qua. Signori. Mica un piccirito vero, però. Mamma mia. Ecco. Ma un bestione. Guardava qua. Va bene, beh. Il bambino. Un piccirito. Guarda che. Ti assomiglia, amore. Ti assomiglia. Assomiglia a fratellino. Sì. Allora, qua dovrebbe essere. Ok. Perfetto, perché. Ok. Allora, qua c'è. Vabbè, ovviamente tutta la situazione, le cose. Qua ci sono i tasti. È stato chiaramente progettato inizialmente per essere in verticale. Perché qua si vede. Ora vi faccio vedere. È grossa, va lo sbaglio. È enorme. Infatti, la battuta upicciriddo, il bambino, qui c'è proprio quello, perché è bella grossa che è un bello bestione. Allora, una cosa che noto probabilmente è che sembra essere proprio inizialmente come prima idea progettata per essere messa in verticale. Che ora vi faccio vedere da vicino, non so se si vedono, il senso dei tasti, guardate, l'accensione e il coso del disco. Sono piazzati come per essere messi in verticale, non so se li vedete. Ma è troppo grossa. No, beh, non è troppo, è grossina. E ho detto, andrà accanto al televisore. Questa cosa qua l'hai capito, vero? No, no, ma la base che c'è lì è stata fatta apposta per questo. Che c'è questa base. Sarà fatta apposta. Ora, un'altra cosa che... ho notato, per esempio, ora ci sarà da levare, ecco, qui, lo vedi questo coso qua? Credo sia coperchio da levare, o è questo lato o quest'altro lato? No, è questo. Faccio vedere. C'è questa specie di piolino qua, se vedete, questo cerchietto qua, è tipo è un tappo per coprire un buco, qua ci andrà la vitina, quella che è della base, in modo tale da tenere... fissa la base alla play. Come cacchio la levi, scusa? Chi unghia, Gio? Ma già... sei sicura? Sì, Gio, quello l'ho visto fare più volte, perché... Ma ci vuole un lancio o qualcosa? Allora, vediamo... La vitina del cellulare, ma dai! Perché... Allora, fatto voglio. Sì. E perché è proprio messo a mo' di tappo? No, è tappo, devi levarlo con. Allora. Aspetta che. No, si fa qualcosa. Qualche maniera si fa, è fatta. Oh, perfetto. Ma... E questo tappetto, questo va conservato. Vedete, qua c'è questo buco. Che è dove si metterà poi il chiodo della console. Allora facciamo una cosa, di solito tutti gli altri unboxing finiscono così, con la play piazzata così, vista così, vista colà, tutti gli altri dicono vabbè, questa è la play, l'avete visto bene, ciao. Io direi continuiamo, perlomeno io vorrei montarla, però per montarla dovrò fare un attimo. Allora, devo cambiare il posizionamento
della webcam e di tutto quanto. Scusate, lo so, ci sono, state vivendo momenti un po' poco professional, però scusate, allora, scusate, starete vedendo tipo ok, scusate, niente, si è annotata lo stesso, ma volevo evitarlo. Allora, ok, volevo proprio evitare questo, ma va bene. Allora, io direi che io voglio montarla anche con voi. Voglio montarla con voi. La mia idea è anche far provare. No. Volevo fare. No, perché volevo fare una cosa particolare. Provato, però. Amore. Allora, questo momento però mi sa che devo levarlo un attimo da qua. Tranquillo. Devo levarlo. Provato, tanto prima o poi ci giocherò. Ok. Devo levarlo. Quando compreremo l'altro pad. Allora, potrebbe essere. Ma io, casomai anche in una live di stasera, eventualmente puoi iniziare con te che provi Astro's Playroom. Perché allora, io la mia idea è questa. Non mi si vede da qua, ok. Perché la mia idea è questa, ma mi sa ora non so se abbiamo tempo stasera. Fa provare alla mia ragazza Astro's Playroom. Peccato che fai provare il DualSense. Non tanto. Cioè, più che altro perché lo provo io che sono appassionato, che è bello, cioè quello che è. Però mi sembrava interessante far provare quelle che c'è, far riscrivere quelle sono le sensazioni del DualSense a chi, diciamo, abitualmente non è un videogiocatore o un videogiocatrice, come mia ragazza, che non è videogiocatrice abituale. Giochi che ogni tanto, soprattutto, diciamo, con me, ecco, i videogiochi. E quindi c'è cosa un non giocatore percepisce del DualSense. Pensavo fosse un'idea, una cosa interessante. Non so voi cosa ne pensate. Spero insomma che possiate gradire come idea. Ora io intanto sto facendo questo braccio meccanico. Porca miseria, sto braccio mi sta veramente venendo padre. Mi sta aiutando tantissimo braccio, perché senza questo braccio meccanico col cacchio potevo tenerlo qua io sto microfono. Allora, io direi intanto facciamo l'operazione. Direi intanto fare l'operazione proprio di montaggio, perché la primissima cosa, l'operazione proprio di montaggio della base. Aspetta, dov'è il tappettino? Tappettino. Non so qua. L'hai visto, sai dov'è? Ah, è là, ok. No, perché servirà, eventualmente potrebbe servire. Cioè, possibilmente magari. Allora. Ora giriamo la base. Ecco qua. Ok. Oh, perfetto. E leviamo. Così può fare anche da tutorial in qualche modo, in qualche maniera per il montaggio. Allora. Qua da questo buco di qua, giusto, si leva questa chiavetta di qua. Cioè chiavetta. Questa vitina di qua. Che questa è quella che serviva per fissare questa base alla play, per far sì che sia stabile, perché è stato pensato, ripeto, essendo una console di fatto concepita. Valerio, se qualcuno te lo tocca maldestramente ti vola. No, con questa base no. È proprio fatta apposta. Credimi, è proprio fatta apposta. Io direi. Questa andrà qua, presumo. Ora, l'unica cosa qua servirà in effetti le istruzioni. A meno che non debba capire. Allora. Vabbè amore, basta che la corrispondenza con il buco. Allora, credo. No, no. Aspetta. Perché sarà? Perché non ho. Intanto quello che dipende è la vita. Ah, ecco. Non ci metto. No, aspetta, questo così è per. Non è la base. No, è la base, questa è la base, l'ho capito. Oggi non lavori neanche per festeggiare, no, sì che lavorerò purtroppo. Cioè, stasera, cioè di pomeriggio poi devo andare al lavoro, per questo dicevo non so se. Aspetta, no, vedi. Ecco, vedi, ecco. C'è il binario. Questi due spazietti qua, li vedi? Sono fatti apposta per. Ah, perfetto. Questi, io faccio vedere.
che sono nel retro, sono pazzetti, sono fatti apposta, mi sa. Se li metti qua, infatti, si incastra perfettamente. Allora, aspetta un attimo, però fammi girare allora. Ok. Allora, fa girare qua, si incastra perfettamente. E infatti poi là ci va la vite. E minchia, mi sa che servirebbe un cacciavite. Esatto, però non ce l'ho. Sì che ce l'ho. Anche un coltello. Allora. Leggi un attimo. E intrattieni il pubblico, leggi anche tra lì che vado a prendere il cacciavite. E intanto ci sono andata con l'unghio. Sì, con l'unghio, sì, all'unghia ci sei andata. Con l'unghio? No, lo so. Allora. È l'acqua sigliosa. Sì, praticamente potevo risparmiare e andare a prendere il cacciavite. Vabbè. Non ho freddo. Ok. E qui ce l'abbiamo. Oh. Allora, siamo qua. Perfetto. E guarda, qua c'è subito questo. Se puoi girarlo. Ok. Posizionato. Perché poi la base sotto c'è l'antiscivolo, fatta apposta proprio. È già una bella cosa, c'è. Mamma mia. E sarà qua. E sarà posizionata così. Signori, vedete. Lotterò la qua al lato. Per ora. Poi magari probabilmente perché. Se una volta mi rendo conto che con la Play 4 non dovrò farci più niente. La Play 4 la vendo. E la 5. E la 5 magari potrebbe anche passare qui. Oppure potrebbe passarci il PC qua, in modo tale che ho tutto di fronte, non devo girare. Comunque questo sarà. Tanto quella posterella benissimo. E infatti. E infatti. Ora. Se qualcuno gli vengono i 5 minuti e te la butto a terra. Qualcuno i 5 minuti non gli devono venire. Qualcuno te la ruba. Ma non deve succedere. Non te la ruba. Non deve succedere. Me la rubo, me la vado a vendere. 1500 euro. No, 1500 non ce li fai. 1500 troppi. Allora. Boh. Io direi, insomma. Però. Bene, bene, bene. Allora, purtroppo che ore sono? Sono le 3 meno 10. Dubito. Signori, dubito purtroppo che. Allora, facciamo una cosa. Ma nella live di stasera. Insomma, perché nella live di stasera, non so chi c'è, chi non c'è, eccetera. Nella live di stasera possiamo fare. Intanto ora mi occupo della tutta l'installazione, la cosa, eccetera. Non garantisco niente io. Nella live di stasera, vabbè, non è che deve, non è da gameplay pro player. Nella live di stasera proveremo e faremo provare a Sospray Room. E mia ragazza, a Linda. Per vedere cosa, ripeto, perché reputo interessante la cosa di far raccontare l'evoluzione dei videogiochi a chi non è propriamente un videogiocatore. Cosa può sentire, insomma, uno che solitamente non è abituato a videogiocare. Io in ogni caso, comunque, ringrazio tutti coloro che sono stati qua presenti, che hanno seguito la live. Per l'unboxing, una breve live così estemporanea, non era prevista perché non era previsto l'arrivo di questo gioiellino qua. E signori, io ringrazio. Hai visto che sta piangendo?
So, vedi, piango dalle, piango dalla fronte. Sì, per il caldo, proprio mi emoziono. Comunque, signori, detto questo, io ringrazio di quanti voi. La live è stata brevina, lo so, mi rendo conto, brevina, però non penso sia altro da vedere. Comunque, signori, signori, no, perché tutto il resto, cavi, cose, potrebbe essere un casino. E io c'ho cose. Ciao ragazzi, grazie, una figura, ma grazie a te, Manuel. Ci vediamo stasera a 21:30. Ciao. Stasera sarà la prima live di questo giocattolino qua. Detto questo, grazie a tutti per aver seguito, grazie a tutti per tutto, insomma. E quindi, semplicemente, saluto tutti quanti voi. E alla prossima.